Se un poeta avesse scritto un poema utopico su come si vivrà tra 2000 anni o su come, secondo lui, si viveva 2000 anni fa, l'originalità della sua fantasia non sarebbe in grado di descrivere con altrettanta naturalezza l'incredibile vita che milioni di uomini stanno conducendo da 2 anni. L'aria è pestilenziale. C'è nell'atmosfera un odore forte di carne putrefatta. Durante il giorno i cucinieri ci portano la carne a lesso in sacchetti e delle arance, ma la carne avvicinata alla bocca fa l'impressione che sia imputridita. Prendiamo solo qualche arancia per bagnarci la gola riarsa. Sento il mistero, la paura, l'infinito, Dio. Ma il bianco mi dà il senso della fine, il ghiaccio della morte. Adesso tocca a noi giovani far sì che le testimonianze di guerra diventino un patrimonio condiviso per ripercorrere la memoria di quei fatti tragici. Foto, lettere, documenti, medaglie, diari, articoli di giornale. Tutte le nostre famiglie conservano qualcosa appartenuto ai nostri bisnonni o ai nostri antenati durante le guerre. Andiamo in soffitta, apriamo i bauli, le scatole polverose e recuperiamo materiali che andrebbero inevitabilmente persi. Carichiamoli su una piattaforma web, anche in 3D, con il nostro smartphone, per ricostruire storie familiari, di guerra, con il coordinamento di un'equipe di storici. Cerchiamo il link a studi, libri, articoli di giornale, musei e luoghi della guerra. Sviluppiamo abilità digitali, pensiero critico, capacità di collaborare in un percorso che coinvolge noi studenti, ma anche insegnanti ed educatori di più paesi europei. Tutto questo è Worthy. Rendiamo immortali le nostre piccole storie familiari. Per non dimenticare. Per una cultura di pace.